Amici Trebimeteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Iniziamo a dare un'occhiata alla situazione a livello europeo con questa zona di alta pressione che ormai si è impossessata dell'Europa centrale, si allunga anche verso l'Italia e il Mediterraneo e garantirà per alcuni giorni tempo bello dalle nostre parti. E così per le giornate di giovedì e venerdì prevediamo tanto sole da nord a sud e vedete anche temperature diurne tutto sommato piacevoli, non altissime per la verità, perché faremo fatica ad andare oltre i 24-25 gradi, ma vi ripeto, nelle ore pomeridiane si starà davvero bene. Invece di notte e al primo mattino valori sempre piuttosto contenuti. Al centro-nord scenderemo sempre sotto i 10 gradi in molte località, invece al sud clima un po' più mite, anche se comunque pure nelle regioni meridionali temperature un po' più basse rispetto ai giorni scorsi. Il fine settimana partirà ancora con queste condizioni, quindi tempo tutto sommato buono. Poi domenica si farà sentire un po' di instabilità per una massa d'aria un po' più fresca che in realtà si posiziona sull'Europa orientale, ma che influenzerà un pochettino il tempo anche dalle nostre parti. In particolare qualche acquazzone sulle zone montuose, sia le Alpi che l'Appennino, e qualche acquazzone in più forse anche sulla Sicilia. Comunque tutto è da confermare, quindi state con noi. Per finire un'occhiata anche a quello che sta accadendo dall'altra parte del mondo, o quasi, siamo ancora una volta ai Caraibi, uragano Maria, questa volta di categoria 5, quindi ancora una volta un uragano di fortissima intensità che si muoverà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, verso la Repubblica Dominicana e poi verso le Bahamas, dovrebbe poi piegare verso l'Oceano Atlantico senza toccare la Florida, però è l'ennesimo uragano particolarmente intenso di questa stagione, anomalia questo continuo seguirsi di uragani di categoria 4 o 5. Seguiremo l'evoluzione ovviamente con attenzione, vi aspettiamo qua su trebimeteo.com.